Allora, stasera scopriremo se il cielo ci cadrà sulla testa e anche qualcosa poi di più serio, ovvero della matematica che sta dietro alle nostre conoscenze sul sistema solare. Abbiamo Andrea Milani dell'Università di Pisa e Alessandro Rossi del CNR di Firenze. Grazie di essere qua. E come noi normalmente i nostri caffè scienza in questi incontri con più ospiti li facciamo all'SMS di Rifredi, ma stasera a causa partita di calcio siamo qui in questa sala ben più prestigiosa, quindi ci va anche bene. E in questi incontri appunto sono incontri nei quali voi siete in qualche modo obbligati a intervenire, quindi io, il mio mestiere sarà quello di venire da voi e portarvi il microfono, quindi loro si presenteranno e faranno una breve introduzione, perché chiaramente l'argomento non è proprio di quelli di cui tutti siamo esperti, no? Quindi daranno degli elementi, però poi l'idea è di cercare di continuare a discutere soprattutto grazie ai vostri spunti. Quindi dopo che loro avranno fatto la loro breve introduzione sarete, quindi non vi tirate indietro e fate tutte le domande che vengono in mente. Direi che lascio la parola ad Alessandro. Ok, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Dunque, sì, il cielo ci cadrà sulla testa, questa è la domanda della serata, che insomma è un problema non da poco, un problema che come vedete angosciava già gli antichi Galli, gli antichi Romani, che come si sa non avevano paura di niente, tranne che del cielo, che il cielo gli cadesse sulla testa. Un problema come un problema ha avuto anche questa signorina che è presente, si chiama Michelle Knapp e abita negli Stati Uniti, era stato in New York e il 9 ottobre del 92 ha avuto un problema. E ora per immaginarvi il problema, diciamo, prendete un babbo qualsiasi, questa ragazza aveva 18 anni e la ragazza deve andare dal babbo e gli fa: babbo, c'ho un problema, sai la macchina che mi avevi prestato? Sì. La macchina c'ha un problema. Ah, sì, problema. Che problema? Mi si è rotto tutta la macchina. Però, giuro, babbo, veramente non sono stato io. Guarda, mi è caduta una roba dal cielo. E io ero lì e si è distrutta la macchina. Ovviamente, voi immaginatevi la reazione del babbo. Però, poverina, lei c'aveva ragione. Effettivamente era caduto qualcosa dal cielo e aveva beccato la sua macchina. Ora beh, non le è andata poi così tanto male, perché la macchina poi se l'è comprata un museo, gliel'ha pagata circa 40-50 mila dollari, quindi tutto sommato è caduta in piedi. Come tutto sommato non è andata neanche tanto male ai signori che vedremo poi, agli abitanti di questa città della Russia del sud-ovest, che si chiama Chelyabinsk, che praticamente un anno fa hanno visto in cielo questa scia di fumo. E ora, se parte, ecco, vabbè, qui non c'è l'audio, se ci fosse l'audio, ecco, questi vedono la scia di fumo e vanno tutti fuori a vedere cosa è successo e dopo un po' qui tutto il casino che vedete è perché, esattamente come succede nei temporali, quando noi vediamo il fulmine prima e sentiamo il tuono dopo, quello che era successo era che un meteorite era entrato nell'atmosfera terrestre ed era a circa 20 km al secondo di velocità, quindi qualcosa come 70.000 km all'ora, e come dicono gli americani si era affrittellato sull'atmosfera, cioè si era spiaccicato nell'ingresso con l'atmosfera terrestre ed era esploso all'altezza, per la fortuna degli abitanti di Chelyabinsk, di circa 30 km da terra. La fortuna degli abitanti di Chelyabinsk sta nel fatto che questa esplosione aveva una potenza di circa 20-30 volte la bomba di Hiroshima, quindi vi potete immaginare quello che sarebbe successo se l'esplosione fosse avvenuta un pochino più in basso di quanto di fatto è successo. Quindi praticamente non si è fatto male nessuno qui. Questo si è fermato. Franco, esci da qui. Ok, non si è fatto male quasi nessuno. Quelli si sono fatti male, nonostante la mostruosa potenza dell'esplosione, che però ripeto è avvenuta a alcune decine di chilometri di altezza, sono quelli che, come nel filmato precedente, richiamati dal lampo, sono andati alle finestre a vedere quello che è successo.
e avvicinandosi alle finestre, le finestre per l'onda d'urto che è arrivata parecchi secondi dopo l'esplosione in aria sono rimasti colpiti dai frammenti delle finestre. C'è qualcuno che è stato anche un po' meno fortunato, perché invece della finestra bang, è caduta la porta del garage addosso. Però come vedete diciamo, poi qui si sviluppa tutta una serie di solidarietà umane, perché qui vedete subito immediatamente che uno ce la fa, esce dalla porta e siccome è un tipo preciso gli aiuta. No, no. Chiude la porta perché sennò sono descritte. Però arriva un altro che gli aiuta, no, gli cammina sopra, un altro che gli aiuta, sì, fino a mezzo, ma alla fine qualcuno che gli aiuta effettivamente arriva e poi c'è il lieto fine che tutti escono, non si è fatto male a nessuno. Però ecco, insomma, questo diciamo per fortuna è stato il massimo che è successo a Chelyabinsk, ma quello che poteva succedere era qualcosa di molto peggio, perché effettivamente il cielo ogni tanto cade sulla testa. E non cadono solo oggetti naturali, non cadono solo asteroidi, ma quello che succede è che spesso cadono anche oggetti che ci abbiamo messo noi nello spazio. Perché nel corso degli anni, a partire dal 1957, l'uomo ha lanciato nello spazio il primo satellite del 1957, lo Sputnik 1, dopodiché abbiamo cominciato a lanciare sempre più roba nello spazio, fino a che siamo riusciti, qui vedete un filmato dell'Agenzia Spaziale Europea che ci fa vedere il numero di oggetti che popolano l'orbita terrestre, quindi come vedete siamo riusciti molto velocemente a inzuppare tutta l'orbita terrestre, sia bassa che alta, di oggetti, fino a che siamo arrivati all'epoca nostra con qualcosa come 17-20 mila oggetti più grandi, 10 cm, intorno all'orbita terrestre. Ora qui possiamo saltare un po'. Qual è il problema qui? Il problema è che appunto questi oggetti non stanno lì buoni, ma spesso e volentieri gli oggetti che noi lasciamo, questo è un serbatoio di un razzo usato per lanciare un satellite, bang, esplodono per i più svariati motivi. Quando un satellite o un razzo in orbita esplode, a partire da un singolo oggetto grande noi formiamo una nube di migliaia di frammenti che cominciano a girare intorno alla Terra. Questi frammenti sono sostanzialmente sono di fatto incontrollabili, loro sono in orbita, girano, e l'unica cosa che possiamo fare è cercare di vedere dove sono. Qual è il problema? Il problema è che le velocità in orbita sono enormi. Un oggetto in orbita si muove a circa 7 km al secondo, e quindi quando va a sbattere un frammento anche molto piccolo come questo affare qui, va a sbattere contro un satellite a 10 km al secondo, quindi 36.000 km all'ora, l'effetto di un frammento come questo è come lanciare una bomba a mano contro un satellite. E qui tra poco vedremo un'animazione, quindi sempre un cartoon, di quello che succede quando anche un frammento molto piccolo va a impattare contro un satellite. Eccolo qua, il satellite che sta lì buonino buonino, guarda la Terra e tracchete. Gli arriva, era un frammento grosso più o meno così, ed è stato in grado sostanzialmente di distruggere questo satellite, questo oggetto. Vabbè, uno dice, ok, questi arrivano, che posso fare? Beh, per esempio, mi posso spostare, cioè ti metti lì, pensi un po', che faccio? Metti dei cervelli come questi due e dici, che faccio? Mi sposto. E qui c'è un esempio di come si fa a spostarsi. Ma non di come si fa a lanciare un video. Ok, questo non funziona. Comunque, diciamo, uno dice mi sposto, sì, però per spostarti devi sapere dove spostarti, devi sapere cosa sta arrivando. Allora la domanda che uno si pone è, ma siamo in grado noi di sapere, data la popolazione degli oggetti nel cielo, asteroidi o detriti o che siano, siamo in grado di prevedere dove saranno? Beh, secondo questo signore sì, e non era, cioè, questo non è che era un signore qualsiasi, questo era Pierre-Simon Laplace, che ai primi dell'Ottocento, in piena epoca preso dall'entusiasmo dei successi della fisica newtoniana, questo è uno dei più grandi matematici del 700-800, dice: possiamo considerare lo stato attuale dell'universo come l'effetto del suo passato e la causa del suo futuro.
un intelletto che a un determinato istante dovesse conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura e tutte le posizioni di tutti gli oggetti di cui la natura è composta, se questo intelletto fosse inoltre sufficientemente ampio da sottoporre a questi dati ad analisi, cioè se non è un grullo, se non è uno sveglio, esso racchiuderebbe in un'unica formula i movimenti dei corpi più grandi dell'universo e quelli degli atomi più piccoli. E quindi, per un tale intelletto, nulla sarebbe incerto e il futuro proprio, come il passato, sarebbe evidente davanti ai suoi occhi. Quindi, diciamo, lui, in qualche modo, a modo suo, il problema l'ha risolto. Dice, noi conosciamo le condizioni iniziali, conosciamo le leggi della natura che governano il moto di questi oggetti, sappiamo dov'è l'oggetto oggi e possiamo prevedere dove sarà domani, tra un secolo, tra mille anni e quel che è. Peccato che poco meno di un secolo dopo arriva quest'altro bel figuro che, come vedete, ha lo sguardo un po' più preoccupato di quell'altro. Se guardate questo qui, c'ha lo sguardo tranquillo, non ti so svegliare. Invece quest'altro c'ha un po' oibò e qui. Infatti, quello che ci dice lui è un'altra roba. Cioè lui ci dice, se conoscessimo esattamente le leggi di natura e la situazione dell'universo all'istante iniziale, potremmo predire esattamente la situazione dello stesso universo all'istante successivo. E fin qui siamo lì con Laplace. Ma se anche si desse il caso che le leggi della natura non avessero segreti per noi, ciò nonostante noi potremmo conoscere le condizioni iniziali solo approssimativamente, qui già cominciano i problemi. Se ciò ci permettesse di predire la situazione successiva con la stessa approssimazione, questo è tutto ciò che ci servirebbe e dovremmo dire che il fenomeno è stato previsto, cioè governato dalle nostre leggi. Ma non è sempre così e qui lo sguardo un pochino preoccupato comincia ad aver ragione. Cioè, può accadere che piccole differenze nelle condizioni iniziali producano differenze molto grandi nei fenomeni finali. Un piccolo errore nelle prime produrrebbe un enorme errore in quest'ultimo. Una predizione diventerebbe impossibile e noi avremmo dei fenomeni casuali. Questo era Henri Poincaré, uno dei più grandi matematici del secolo scorso, e ai noi aveva ragione. Aveva ragione e tutto questo ha dato inizio alla teoria del caos e tutto quanto ne è conseguito. Quindi la domanda che ci poniamo stasera, il cielo ci cadrà sulla testa? La risposta è sì, abbiamo visto che dei pezzi almeno cadono, ma la domanda è, siamo in grado di prevederlo? È possibile o c'ha ragione Poincaré? E se ha ragione Poincaré, fino a dove ha ragione? Io qui mi fermo all'introduzione e passo il microfono a Andrea, a Lapo, a chi vuole. Ma io no. Non voglio aggiungere molto a quello che ha detto Alessandro, vorrei farvi, come dire, vorrei evitare che voi lo interpretaste in un senso sbagliato. Quello che stiamo dicendo qui è che esistono dei problemi. Questi problemi sono reali, sia gli asteroidi che cascano ci sono un fenomeno, come si dice, uniformitario, che succede a tutte le scale. Cascano piccoli meteoriti, cascano le stelle filanti di notte, cascano delle cose come quella che ha distrutto la macchina, che era già qualche tonnellata, poi si è spezzata in frammenti perché quello che ha distrutto la macchina, c'è l'oggetto di Chelyabinsk a 7.000 tonnellate, ci sono sulla Terra dei crateri che sono stati prodotti da asteroidi di 1 o al limite anche 10 km di diametro, quindi un fenomeno che esiste, così come esistono i detriti spaziali. È successo che dei satelliti sono stati colpiti da un frammento precedente e hanno provocato uno sciame di frammento, una cosa che è già verificata 3 o 4 volte, che noi lo sappiamo, probabilmente anche di più di quello che noi non sappiamo. Quindi il problema esiste. Come ha cercato di spiegare Alessandro, se noi fossimo in grado di prevedere questi eventi, allora saremmo in grado, naturalmente a un certo costo, ma tutto sommato varrebbe la pena, anche di prevenirlo. Però esiste il problema della complessità, cioè esiste il problema della difficoltà di effettuare questo tipo di predizione perché ci sono dei fenomeni di tipo caotico che limitano la nostra capacità di predizione. Allora, tutto questo, la cosa a cui io ci terrei è di non darvi un'impressione che noi stiamo cercando di fare del terrorismo. Non sto dicendo che questi sono problemi insolubili, sto dicendo il contrario. Sono dei problemi che esistono e sono anche dei problemi difficili. Però io penso che noi dobbiamo dare anche un messaggio rassicurante, cioè grazie agli sviluppi della scienza e della tecnologia moderna questi problemi sono risolubili,
Ora vi prego di tenere presente che questa è un'affermazione piuttosto forte, perché pensateci bene, quanti sono i problemi dell'umanità che voi conoscete e che pensate che siano solubili? Fate un piccolo, fate due o tre esempietti, cambiamento climatico, cose di questo genere, catastrofi ecologiche, sono più gravi, ma non parlare della guerra, insomma. Allora ci sono dei problemi e bisogna cercare di affrontarli nel modo giusto, tenendo conto che per farlo dobbiamo dispiegare il meglio della scienza e tecnologia che abbiamo a disposizione. Però a queste condizioni il problema è risolubile, questo è il messaggio che vogliamo dare. Siamo pronti naturalmente a darvi tutte le spiegazioni che vi interessano. Grazie. Ma volevo fargli vedere qual era la soluzione del problema secondo il comando aerospaziale americano. È quello verde che fa il controllo F. Ecco, questo purtroppo non era un film di fantascienza, questo purtroppo era una pubblicità dell'Air Force americana. Inutile dire che non si fa così, così si fa nella PlayStation 3 forse, ma non nella realtà. Però ecco, diciamo, siamo arrivati al punto che l'Air Force americana fa la pubblicità per invitare la gente ad arruolarsi con questi affari qui. Chi vuole cominciare a interrogare i nostri ospiti? Non mi dite che non avete curiosità, perché insomma, come si fa ad andare a fare quei giochini? Vieni, cerca di farli passare nel corridoio. Okay. Volevo sapere, in Russia non mi ricordo mai il nome di quel posto là, è stato ritrovato, ho sentito dire che hanno ritrovato il frammento, e che tipo di asteroide era, che meteorite era? Dunque, quello che è successo è che l'asteroide che è andato in atmosfera era circa 7.000 tonnellate, il frammento più grosso che è stato trovato è circa 600 kg. Ora questo, intendiamoci, è normale, perché l'esplosione, che per 400 kiloton, che è quella che poi ha prodotto l'onda d'urto, il flash di luce, eccetera, ha risultato dal fatto che l'asteroide si è disintegrato, quindi si è ridotto in pezzi molto piccoli. Ciononostante, certi asteroidi sono più produttivi di altri nel produrre meteoriti. Certi asteroidi vanno in pezzi, ma quasi tutta la massa in definitiva arriva a terra sotto forma di pezzetti che possono essere più grandi o più piccoli. Ce ne sono alcuni invece che sono poco produttivi. Perché sono poco produttivi? Perché la maggior parte della massa del meteorite si volatilizza, letteralmente diventa plasma, insomma. E siciccome il meteorite Chelyabinsk era particolarmente veloce, al momento in cui è entrato in atmosfera, mi pare che adesso fosse 18,5 chilometri al secondo, che è una velocità molto alta, allora la maggior parte della sua massa si è disintegrata e il quantitativo di meteoriti che è stato trovato alla fine è stato molto piccolo. Questo è stato trovato un buco di alcuni metri di diametro in un lago ghiacciato, poi alla fine sono andati i sommozzatori e hanno tirato fuori questo oggetto di 600 kg. Sul tipo di meteoriti mi dispiace, ma non me lo ricordo, non ho visto ancora i risultati. Facendo una statistica, si vede che l'ultimo oggetto tipo Chelyabinsk poteva essere quello di Tunguska nel 1907, quindi 8, sì, un evento tra virgolette centennale. Ora è chiaro che, essendo la Terra un pianeta dinamico, c'è l'erosione e allora non hai un quadro esatto di tutti quelli che sono caduti, perché in certe zone chiaramente l'orogenesi ha elevato, infatti se ne vedono tanti in quelli che sono gli scudi precambriani. Ma la domanda è possibile che
alle alte latitudini ci sia una maggiore possibilità di caduta di asteroidi, insomma di colpi rispetto alle basse latitudini? Cioè, mi sto chiedendo se c'è, visto la storia della Tunguska e delle cose, visto che di recente c'è un altro cratere abbastanza recente in Siberia che non è riconosciuto da poco, perché addirittura è deformato perché è caduto proprio nella zona di faglia, eccetera. È possibile che ci sia una distribuzione di questi eventi da un punto di vista delle latitudini, cioè le latitudini più alte hanno più possibilità di essere colpite dalle basse? Dunque, la risposta su questo no, non ci risulta che sia così. Sostanzialmente questi oggetti possono cadere ovunque. Vorrei far notare una cosa molto importante, giustamente, che l'evento di Chelyabinsk del 2013 è il più grande che è capitato sulla Terra tra quelli conosciuti dopo quello del 1908, quindi sono 105 anni. L'evento di Tunguska era parecchio più grande, cioè, tanto per intendersi, questo era 20 metri, quello di Tunguska era più di 40, che vuol dire 8 volte di più, insomma, tanto per essere chiari, in massa. Però la verità è che noi non siamo affatto sicuri che non ci sia stato un altro evento come Chelyabinsk in questo intervallo di un secolo. Perché l'evento di Chelyabinsk è stato l'evento più fotografato della storia, perché è cascato vicino a una città di 1,5 milioni di abitanti in cui c'erano 10.000 persone con la telecamera spianata. Bene? Se una cosa del genere capitava in mezzo all'oceano negli anni 20, 30 o 40, al massimo ci sarebbe stato qualche marinaio che, essendo ubriaco in qualche taverna del porto, diceva: ah, ho visto una luce più brillante del sole nel cielo, e potete immaginare quanto li credevano. Quindi non è vero che noi non sappiamo che non ce ne sono stati altri in questi 100 anni. E anzi, diciamo, facendo un pochettino di conti, non risulta molto credibile. Dal punto di vista statistico ce ne avrebbe dovuto essere qualcun altro. Magari un evento che capita in 50 anni, oppure magari 30, non lo sappiamo esattamente. Perché la Terra è sorvegliata strettamente dal punto di vista di identificare tutte le esplosioni di questo genere di potenza soltanto a partire dagli anni 60, e credo non aver bisogno di spiegarvi il perché, cioè da quando ci sono i satelliti in orbita che sorvegliano gli esperimenti nucleari o possibilmente i lanci di missili, e quindi da quel momento ci sono dei sensori che guardano la Terra da tutte le parti, e se succede qualche cosa qualcuno che lo sa c'è. Poi bisogna vedere se lo raccontano, questo è un altro discorso. Dicevo, quanto al fatto che, altro argomento, quanto resta, come dire, registrato, quanto, cioè, resta on the record, come direbbero gli americani, della caduta di asteroidi. Ma volevo farvi vedere un paio di figure, tanto per esempio, no? Per esempio, questo è il più grande meteorite che sia arrivato a Terra di un pezzo solo. Detto fra noi, nessuno ha ancora capito tanto bene come ha fatto l'estate di un pezzo solo, perché sembra una cosa piuttosto grande, è circa 3 metri per 3, uno spessore di 1,5 metri. Si trova in Namibia. Si sa cosa è Madagascar? No, è stato trovato nel senso che uno stava arando un campo e si era spaccato l'aratro su questo meteorite, perché l'hanno scavato fuori, ma non c'è il cratere, non c'è nessuna testimonianza. Sarà avvenuto sicuramente migliaia di anni fa, ma non lo sappiamo. Questo è l'esempio di Chelyabinsk. Volevo solo commentare un'osservazione banale, insomma. Diceva giustamente Alessandro il paragone con il lampo e il tuono, no? Ma sì, guardando questo tipo di immagini, o quei film come quelli che ha fatto vedere Luigi, si rende conto che questo oggetto era più luminoso del Sole. Sono le immagini in cui si vede gli oggetti che hanno due ombre, una del Sole e l'altra dell'esplosione, e per un tempo naturalmente molto breve, pochi secondi, questo è stato più luminoso del Sole. Ora, se uno vede qualcosa nel cielo più luminoso del Sole, insomma, io credo che bisognerebbe che la gente avesse la cultura necessaria a capire che forse mettersi al riparo non è una cattiva idea. Invece pare che ci sia stata una maestra elementare, forse di quella scuola, di quella classe che tu facevi vedere, che ha capito quanto è bastato per ordinare ai suoi bambini di mettersi sul palco. Probabilmente si ricordava le esercitazioni quando c'erano le esercitazioni nucleari che c'erano andate sotto i banchi. E quindi
effettivamente è un pochettino strano che non ci abbiano pensato. Comunque non è questo che volevo farvi vedere. Ecco, questo è il buco di cui parlavo prima nel ghiaccio a cui corrispondeva l'oggetto del 600 kg. E questo è l'oggetto più grosso recuperato. Ecco, volevo farvi vedere che cosa si vede sulla Terra. Allora, questo è un buco di 1200 metri di diametro, 40 metri di meteorite ferroso, quindi arriva giù tutto in un pezzo e fa una grande esplosione, Arizona. Questo, vabbè, questa è una mia conferenza, però insomma, sapete che cos'è questo? Questo è per com'è che noi sappiamo tanto bene cosa succede quando casca un asteroide. Beh, questo è il primo esperimento di formazione di un cratere artificiale, si chiamava Trinity, la data era 16 luglio 1945, d'accordo? Questa è la prima esplosione nucleare e diciamo, detto fra noi, se guardate bene, questa cosa è stranissima, la palla di fuoco, si capisce benissimo varie cose, perché il cratere ha questa forma tonda, perché si scava un buco sotto, insomma. Cose che sono abbastanza intuitive e si capiscono, ma le capiamo oggi perché abbiamo l'esperienza, per così dire, sia pure per fortuna abbastanza libresca, delle aree nucleari. Ecco, allora, questo qui è un esempio che sta in Australia, si chiama Gosses Bluff, è un cratere che attualmente è molto logorato perché è vecchio di 142 milioni di anni. Quindi effettivamente le tracce si cancellano, tanto si cancella che il cratere era 20 km di diametro, adesso ne restano soltanto 5. Questo corrispondeva a un asteroide di 1 km di diametro. Questo è un oggetto che sta in Canada, che ha un diametro attualmente di 70 km, anche questo è molto logorato perché questo ha 250 milioni di anni, 214 milioni di anni. E originariamente doveva essere 100 km di diametro e finalmente questo, quello a sinistra, non è un'immagine, è una immagine virtuale creata con insieme i sensori magnetici gravitazionali di un cratere che non esiste più sulla superficie della Terra perché è attualmente coperto da uno spessore di circa 1000 metri di sedimento che si trova a Chicxulub, che è nel Messico, più o meno nella zona dove ci sono tutta una serie di posti di vacanza in Messico, dove ci sono anche i principali campi petroliferi del Messico, perché una caratteristica, una coincidenza culturale interessante. Sapete cosa succede quando si cade un asteroide veramente grosso? Voi immaginate questo enorme cratere che viene scavato e poi il cratere si riempie di pietre che cadono, ricadono nel cratere e formano una cosa che si chiama la breccia. Ma lo sapete come si trova il petrolio? Il petrolio si cerca nelle brecce. Non è che il petrolio, la ricerca del petrolio consiste di andare giù e cercare il deposito di benzina sotto. Non è così. Si scava un buco, questo buco, quando questo buco attraversa una breccia, basta che il petrolio sia anche a decine, qualche volta a centinaia di chilometri di distanza, all'interno della stessa breccia e si riesce a tirarlo su. Quindi i campi petroliferi del Messico sono questo cratere. Sono stati prodotti da questo cratere. Questo produce una storia che io trovo molto interessante dal punto di vista della storia della scienza, eccetera. Questo era stata creata in particolare dai fratelli Alvarez nel 1980 questa teoria che diceva che i dinosauri erano stati sterminati da un impatto di un grande asteroide e addirittura si era riusciti a calcolare che questo asteroide doveva essere 10 km di diametro e quindi doveva aver lasciato un cratere di 200 km di diametro. E nessuno sapeva dov'era questo cratere. Quindi siccome questo cratere non si trovava, nessuno credeva neanche tanto a questa teoria. In qualche modo era una teoria che restava astratta, ma non aveva... Cioè, tu prevedi che debba essere successo un evento che produce, dovrebbe produrre, come dire, una ferita, un buco sulla superficie della Terra così enorme e non si vede niente. Bene, le compagnie petrolifere sapevano benissimo che questo oggetto esisteva. Cioè questo oggetto qui, questa figura, non è stata fatta dai scienziati, è stata fatta dalle compagnie petrolifere con i loro sondaggi che hanno fatto per trovare dove erano i campi petroliferi. Ma naturalmente questo era un segreto industriale, quindi era un segreto perché le compagnie petrolifere si stavano spartendo le concessioni per la perforazione
la posizione dove perforare dipendeva da qual era la forma, la profondità e la disposizione del cratere, in particolare rispetto alla costa del Yucatan. E quindi la comprensione scientifica dell'esistenza di questo oggetto è stata ritardata dal livello di una decina di anni, perché se ne parlava dal 1980 e fino al 92-95, quando è stato? Non è andata così. No. Innanzitutto, ormai tranne i geologi sono ancora tutti a pensare che il meteorite ha fatto l'estinzione di dinosauri. Non è stato il meteorite, perché tutte le volte c'è l'estinzione di massa, c'è un tipo di vulcanismo particolare, guarda caso c'è anche in quel mondo. Però non è neanche vero il discorso della cosa. Allora, Alvarez tira fuori la storia dell'80. E contemporaneamente a un altro congresso Penfield e Camargo fecero dissero che c'era il cratere di Yucatan. Non è che nessuno li credette. Fatto sta che era il 91 quando c'era Hildebrand che stava cercando questo cratere, che era del gruppo di Alvarez. Arrivò un giornalista che gli disse: guarda che il cratere l'hanno già trovato 10 anni fa. Il problema è che a quel convegno a cui hanno fatto questa storia di questo cratere non c'è andato nessuno, e siccome non c'era internet nessuno si è accorto della cosa. Gli Alvarez e compagnia per 10 anni hanno cercato un cratere e qualcun altro l'ha trovato. Primo. Secondo, non è vera la storia delle varie compagnie petrolifere. Perché? Perché il Messico soltanto dal prossimo anno liberalizzerà lo sfruttamento del petrolio. Fino adesso l'unica compagnia che è stata autorizzata a fare le prospezioni per il petrolio in Messico è la Pemex, la compagnia di Stato messicana, la quale aveva fornito a Penfield e a Camargo aveva fornito gli alimenti per cui si vedeva il cratere, e il cratere lo trovarono contemporaneamente anche gli archeologi spaziali della NASA, perché l'allineamento dei cenotes, cioè dei pozzi di Maya, è esattamente lungo il cratere. Quindi, poi un'altra cosa, la formazione del petrolio in Messico col cratere non c'entra assolutamente nulla. Non la formazione del petrolio, scusa, a me dispiace che ci sia questo dissenso. Prima di tutto io non ho detto che il cratere che forma il petrolio non fa capire delle cose che sono più sciocche. No, mi chiedo scusa, hai ascoltato molto male. Io ho detto che se il petrolio c'è, il petrolio si propaga attraverso le brecce, e questa è la ragione per cui dentro nei crateri si trova il petrolio. Io, dal punto di vista geologico, qualche dubbio su questa. Mi sembra molto strano. Quanto alla storia, insomma, devo dire francamente, a me non risulta che sia così. Siccome io sono stato anche presente in persona a alcuni di questi congressi, francamente questa storia mi riesce un pochettino strana. Io sono stato in particolare ad un congresso su questo argomento a Snow Mass in Utah nel 1988, dove erano presenti tutti gli Alvarez. Infatti sono passati 25 anni. Nell'88, le cose sono completamente diverse, non c'entra nulla. Alto. Insomma, però, non è sede per fare una disputa, diciamo, su questo. Allora, io posso soltanto dire quello che io so. Nel 1988 tutti i maggiori specialisti del mondo non avevano a disposizione questa informazione. Il fatto che qualcuno l'avesse detto, il fatto è che questa figura non era stata pubblicata. Ora, la scienza non funziona con le chiacchiere, cioè se qualcuno ha detto basta che uno scriva un articolo che dice io penso che il cratere sia Cicciolube, perché bisogna che ci siano le prove, e le prove che erano di proprio, ma non sono state pubblicate. Sono state pubblicate nell'81. Vabbè, e allora si vede che sono tutti un bravo. Propongo che su questa cosa poi vi scambierete le reference alla fine, e poi dopo. Devo dire. C'era prima lui. Io volevo chiedere, mi sembra di aver capito che la maggior parte dei corpi che cadono sulla Terra sono quelli sicuramente più vicini, sono frammenti di satelliti artificiali, più numerosi e più vicini, o comunque di corpi artificiali.
Mi domando, sono preoccupati oltre che per il possibile impatto con stazioni orbitanti, satelliti artificiali per le telecomunicazioni e altri, sono preoccupati anche per un possibile impatto con il terreno, il patrimonio, la città, eccetera? Dunque, no, ci sono due di problemi. Uno sono gli asteroidi che cadono e l'altro sono gli oggetti artificiali. Sì, gli oggetti artificiali, appunto satelliti diciamo così morti, non più funzionanti, o pezzi di satelliti grandi, quando hanno una certa dimensione, sono di materiali tipo l'acciaio per esempio, sono, contrariamente a quanto si pensava fino a pochi anni fa in realtà, sono in grado di sopravvivere abbastanza facilmente l'impatto con l'atmosfera. Appunto, quando un satellite artificiale arriva a 10 km, 8, 9, 10 km al secondo contro l'atmosfera, a seconda dell'angolo di impatto con cui arriva sull'atmosfera, ha un certo, subisce un attrito, si scalda moltissimo. Ora, in realtà, buona parte dei satelliti erano fatti di alluminio, perché è un materiale leggero, resistente, eccetera, eccetera, però parte dei satelliti, in particolare i serbatoi, sono fatti in acciaio, spesso in titanio. E ora si è calcolato che il punto di fusione del titanio è in realtà più alto del calore che si sviluppa, per cui molti di questi satelliti, molti di questi serbatoi possono sopravvivere e questi possono essere pericolosi. Ovviamente un satellite che arriva a terra magari pesa, può pesare, se pesa tanto, pesa 500 kg, una tonnellata, quindi non fa questo genere di danni, anche perché un satellite che arriva a terra non arriva a terra a 10 km, non arriva come il meteorite di Chelyabinsk a 20-30 km al secondo, arriva molto lentamente, cioè si frena moltissimo la tua atmosfera e poi cade come potrebbe cadere una cosa che tu lasci cadere da un aeroplano, per dire. Quindi insomma ti fa male, ovviamente se arriva, se te va sulla casa te la rompe, però il tipo di problema è diverso. Cioè, nonostante appunto quando, forse avete sentito al telegiornale anche di recente, quando un grosso satellite sta rientrando nell'atmosfera terrestre, viene monitorato perché appunto se cadesse su una città provocherebbe dei danni seri, per non parlare se poi per sfortuna beccasse un aereo in volo. Quindi è un ordine di problemi diverso, però un problema che esiste e esiste sempre di più, perché appunto, come si è visto a quel breve filmato che ho fatto vedere, oramai gli oggetti che potenzialmente possono ricadere sono veramente moltissimi, quindi ora bisogna abituarsi al fatto che più o meno una volta al mese o giù di lì ci arrivi dal telegiornale la notizia che c'è qualcosa che sta rientrando, anche perché diciamo è anche una questione di percezione del rischio, cioè i satelliti sono in realtà sempre rientrati sulla Terra rientrano svariate tonnellate di materiale artificiale ogni anno, però per lo stesso motivo per cui ancora noi non vediamo i crateri, cioè la Terra è quasi tutta ricoperta di acqua, deserti, zone ghiacciate, quindi la stragrande maggioranza della roba che rientra nell'oceano, noi non la vediamo, però adesso c'è una percezione del rischio, cioè se, per dire, se domani un pezzo di un satellite cinese, indiano, che cadesse su New York, allora dopo comincia, cioè la percezione adesso è diversa, la cosa. Magari ammazza solo una persona, 10 persone, che insomma sono sempre tante, però farebbe una notizia pazzesca. C'è una da questo, perché questa qua è molto più negativa. Volevo solo chiedere, visto che ora esiste una rete satellitare abbastanza vasta, diciamo, la sorveglianza del fenomeno è accurata, se permette di descrivere intanto questi due tipi di fenomeni, quelli diciamo di natura umana o naturale, e poi qualcosa in più, oltre alla sorveglianza, al monitoraggio, alla descrizione delle dinamiche, come e in che tempi si può intervenire. Io ti dico per la parte artificiale, diciamo, la parte artificiale esiste una rete di sensori che sono gestiti dal comando aerospaziale americano, non dalla NASA, proprio dal comando aerospaziale, quindi dai militari. Anche questa ovviamente è una rete che era nata negli anni della guerra fredda per altri scopi, per controllare l'ingresso dei missili balistici in atmosfera. Sono sensori ottici, quindi telescopi, e sensori radar,
che sono collocati per lo più sul territorio americano e su altre basi americane in giro per il mondo, alle Hawaii piuttosto che a, insomma, isole eccetera, e questi fanno un monitoraggio costante di tutti gli oggetti artificiali in orbita terrestre maggiori di circa grosso modo 10 cm, quindi tutto quello più grande di 10 cm in orbita terrestre bassa, diciamo fino a 2000 km di altezza, viene catalogato e rilevato da questi sensori. Questa è la rete per la parte artificiale. Sì, per quello che riguarda gli asteroidi, sostanzialmente questa operazione viene fatta allo spazio. Veramente sì, c'è anche il contributo di alcuni satelliti, come recentemente il satellite WISE, ma insomma la maggior parte delle osservazioni sono fatte da terra, con dei telescopi relativamente convenzionali, naturalmente potenti, in particolare con un campo di vista molto grande per poter sorvegliare una grande area del cielo. In questo momento, sulle Ande, com'è? Sulle Ande sono, no? No, la maggior parte di questi sono, la maggior parte sono negli Stati Uniti, perché di fatto la maggior parte di questi telescopi sono sponsorizzati dalla NASA, che è l'unico ente, diciamo, pubblico che ha assunto in maniera consistente, su mandato del Congresso americano, ha assunto un'iniziativa per risolvere il problema del rischio di impatto asteroidale. E grazie a questo, per esempio, si sono scoperti 10.000 oggetti, di cui, tra cui qualche cosa come il 90%, perlomeno vicino al 90%, di tutti quelli più grandi a un chilometro, che possono arrivare vicino alla Terra, gli asteroidi. Il contributo del resto del mondo è un pochino più scarso. Allora, recentemente l'Agenzia Spaziale Europea, diciamo l'Europa attraverso la sua branca spaziale, ha assunto un'iniziativa che però per il momento è nello stadio teorico, e come si dice progetto in corso d'opera, che non è ancora completamente, diciamo è parzialmente ma non ancora completamente finanziato, e dovrebbe portare ad un sistema di telescopi europeo che è, diciamo, competitivo con quello della NASA, e questo è un obiettivo che si spera di raggiungere, non fatemi dire quando, perché non lo so neanche io, saranno i soldi. Alla fine, quando ci saranno i soldi, sapete come vanno queste cose. Quindi per quello che riguarda quello che ci si può fare, allora, mi permetto di fare soltanto, diciamo, due osservazioni. Primo, non è sufficiente osservare gli oggetti nello spazio, bisogna, formando il discorso sulla classe Poincaré, bisogna essere in grado di calcolare. E bisogna calcolare l'orbita di questi oggetti, bisogna essere in grado di prevedere dove vanno, e in particolare bisogna essere in grado di prevedere se colpiranno la Terra oppure se andranno a qualche altra parte dello spazio. Dove, diciamo, il problema di un asteroide è che basta che passi poche centinaia di chilometri d'altezza, non fa assolutamente nessun effetto, soltanto se colpisce proprio la Terra produce un danno. Quindi bisogna essere in grado di calcolare l'orbita di questi oggetti con una certa precisione, con un errore di poche migliaia di chilometri su un arco di tempo di decenni. Se si è in grado di fare questo, allora, se noi fossimo in grado di sapere che ci sarà un impatto di un asteroide sulla Terra fra 20, 30, 50 anni, allora è possibile, cioè è possibile con le tecnologie attuali, non è anche questa non è fantascienza come la pubblicità dell'aeronautica americana, ma è vero che non è fantascienza, è possibile deviare un asteroide. Però per deviare un asteroide bisogna costruire un veicolo spaziale, lanciarlo, farlo volare nello spazio per anni per arrivare al suo bersaglio, colpire con precisione l'asteroide e aspettare che l'effetto di questo impulso impartito dall'asteroide sia comune abbastanza a spostarlo almeno del diametro della Terra. D'accordo? E questo in pratica ci vogliono 10-20 anni di preavviso. Quindi se noi siamo in grado di avere 10-20 anni di preavviso, allora possiamo prevedere, qualora scoprissimo che un asteroide sta per, nel senso ci colpirà nel futuro prevedibile, potremmo intervenire. Siamo in grado di fare questa previsione? Qui entra in gioco il discorso del caos. Naturalmente questo è difficile, ma difficile non significa che sia impossibile. Ora, senza pretendere di fare una cosa complicata, ve lo spiego in maniera un po' con le dita. Noi possiamo anche non essere in grado, come diceva Poincaré, di calcolare una singola orbita con la precisione sufficiente a dire se una certa orbita passerà dentro la Terra o fuori. Possiamo non essere in grado di calcolare questo,
di calcolare specificamente per una singola orbita, però possiamo sostituire la cosa abbastanza strana che per risolvere il problema basta, come spesso si fa in matematica, renderlo più difficile. Allora, siccome non siamo in grado di calcolare un'orbita, allora facciamo così, calcoliamo le multe. Invece di calcolare un'orbita, calcoliamo una raffica di orbite, ne calcoliamo migliaia o magari decine di migliaia. Dopodiché queste orbite devono essere distribuite in una maniera particolare su uno strano oggetto matematico che si chiama una varietà instabile, in modo tale che queste orbite rappresentano in modo abbastanza efficace, con una buona approssimazione, tutte le orbite che sono possibili. Cioè noi, in altre parole, se noi possiamo vedere, avendo calcolato un grande numero di orbite, che una di queste colpirà la Terra. Le orbite che sono possibili, orbite, noi usiamo l'espressione asteroidi virtuali, noi sostituiamo un asteroide vero con 1.000 o 10.000 asteroidi virtuali, i quali condividono la realtà dell'oggetto, nel senso che uno di loro è quello vero, ma noi non sappiamo quale. Dopodiché calcoliamo l'orbita di ciascuno di questi asteroidi che ha la possibilità di esistere. Dopodiché siamo in grado di verificare se uno di questi colpisce la Terra. Se questo succede, notate un fatto che a prima vista sembra un po' scioccante, supponiamo che noi scopriamo che uno colpisca la Terra, può darsi che non sia vero che sia quello che colpisce la Terra, potrebbe essere quello accanto, ma il risultato non cambia. D'accordo? Quindi con un procedimento che adesso vedo scritto in maniera un pochettino folcloristica, ma insomma poco importa, esiste una teoria relativamente rigorosa per fare questo, è possibile e, vabbè, mi dispiace, ma ogni tanto bisogna anche lodarsi da solo, insomma, questo metodo l'abbiamo scoperto noi, insomma, tanto per essere chiaro, è stato scoperto all'università. È per quello che dicono c'è la probabilità su 1200 che... Grosso modo non è esattamente così, tu ne calcoli 1200, se uno colpisce vuol dire che c'è una probabilità di 1200, anche se non è necessariamente quello che tu hai calcolato, magari è quello accanto che fa lo stesso. Questo è il concetto. Bene? Allora, questo metodo è stato scoperto a Pisa alla fine degli anni 90 da un team italo-americano, composto di due italiani e un americano, e due italiani siamo io e lui, Giovanni Valzetti, che è quello del Golfo Azzurro. E l'americano era un certo Steve Chesley, che studiava quel periodo, all'epoca si dice una borsa all'Università di Pisa. Dopodiché abbiamo cominciato a fare queste predizioni, dopodiché Steve Chesley è tornato sul paese, è stato assunto alla NASA. La NASA ha istituito un altro centro in cui si ripetono gli stessi calcoli, per ragioni che penso non aver bisogno spiegarvi, noi stiamo molto ben attenti che il calcolo sia sempre fatto due volte, con procedimenti indipendenti, ma soprattutto non con lo stesso software. Non avete idea di quante volte mi è stato toccato di spiegare a gente un po' scema, perché si rincontra spesso anche in ambienti che dovrebbero essere furbi, che se tu hai due calcolatori che fanno lo stesso calcolo, questo non aumenta la sicurezza, perché se fai girare due volte lo stesso programma e se l'errore nel programma, nel senso, questa è la garanzia. Quindi, per dire che la cosa, che il risultato è sicuro, tu devi prendere due tip, proibirgli di condividere anche solo una linea di software, fargli riscrivere tutto da capo due volte, poi allora se il risultato coincide allora ci si crede. In effetti noi abbiamo un accordo internazionale, questo è interessante per il nostro collega che studia relazioni internazionali, abbiamo un accordo per cui tutti i casi di impatto al di sopra un certo livello di probabilità noi abbiamo un obbligo di verifica, noi non emettiamo nessun comunicato sulla possibilità di impatto se non abbiamo controllato con i nostri colleghi americani che rifanno lo stesso conto. Naturalmente noi ci scambiamo soltanto gli email con i risultati del calcolo, però bisogna che questi siano verificati da entrambe le parti e che i risultati siano almeno qualitativamente comparabili, perché sia permesso, fra virgolette, annunciare che esiste questo rischio e in modo che ci sia, quindi, una solidità tecnica dei risultati. Quindi io volevo darvi prima il messaggio rassicurante. Ci sono le condizioni, perché noi siamo in grado di controllare il rischio da asteroidi. Sorprendentemente le cose sono leggermente più difficili per il rischio dallo space debris, non nel senso perché anche lì non ci sia la soluzione, ma perché paradossalmente costa di più. Cioè, non è che non ci sia la soluzione, probabilmente, per il debris spaziale,
però siccome quello che bisognerebbe fare è intervenire su un numero abbastanza grande di satelliti, questo disgraziatamente è una cosa un pochettino difficile. Mentre nel caso degli asteroidi che potessero cascare sulla Terra, c'è il vantaggio che eventualmente si deve spostare, ma si deve spostare soltanto quello. Se noi siamo in grado di scoprire che c'è uno che ci colpisce, ne abbiamo uno solo a spostare, perché è un'operazione costosa, ma costosa in termini molto relativi rispetto al costo del danno che questo potrebbe fare. Mentre invece, come dire, mandare un netturbino a ripulire l'orbita attorno alla Terra è una cosa che per cui ancora semplicemente non è che non esista la tecnologia, esiste la tecnologia, ma il fatto quando uno fa il conto di quello che costa è una cifra da rovinare il bilancio dei grandi stati, e quindi questo in qualche modo è un problema un pochettino più costoso, ma in entrambi i casi la soluzione esiste. Io ci sono, cioè, c'era lui e poi, però approfitto del mio, dell'avere io il microfono, però adesso mi sorge spontanea la domanda: c'è qualche asteroide che ci colpirà tra vent'anni? Secondo me, se no, per fare 11 mesi. Dove volevamo dire, era la sorpresa finale. Dunque, la notizia, io non so se voi la considerate buona o cattiva, lascio il vostro giudizio. Sul nostro sito, una cosa molto importante: tutte queste informazioni sono pubbliche. Esiste uno dei protocolli che noi seguiamo, esiste il divieto più assoluto di mantenere l'informazione segreta. Ora, voi non potete vedere un film di Hollywood su questo argomento senza che salti fuori il discorso del governo che cerca di nascondere alla popolazione che la Terra sarà distrutta in modo da poter scavare e fungi solo per poche ricche e potenti. Questo per il momento non può succedere. Come? Il sito si chiama Neodis. Neodis, NEODYS. Allora, su questo sito c'è una lista, e sul sito corrispondente americano, che si chiama Sentry, che vuol dire sentinella. Neodis vuol dire Near Earth Object Dynamic Site, e Sentry vuol dire sentinella, è al GPL. Su questi due siti c'è una lista di oggetti che possono colpire la Terra. Allora, questa lista è molto lunga, ci sono più di 400 oggetti. Però attenzione, ciascuno di questi la possibilità di colpire la Terra, ma con delle probabilità che noi stimiamo che sono generalmente molto basse. Veramente, dunque, il caso peggiore attualmente è un oggetto che ha la probabilità del 6% di colpire la Terra, ma prima di tutto questo è nel 2090 e secondariamente si tratta di un oggetto di poche decine di metri, no, non è più piccolo di quello di Chelyabinsk, quindi insomma è un caso interessante, ma insomma non è che rappresenti la preoccupazione principale dell'umanità. Quindi, la situazione per il momento è piuttosto ben sotto controllo, e la mia... tranquillo, dormi più. C'è un messaggio che potete stare tranquilli, però ci sono questi oggetti che possono colpire la Terra, alcuni di questi, bisogna anche dirlo, sono stati persi. Appunto, ma anche detto, cioè questi sono quelli che conosciamo, non è detto che ne sia qualcuno che non conosci che ti arriva di ogni giorno, questi calcoli vengono rifatti ogni giorno, ogni volta che si scopre un nuovo oggetto si verifica, ce n'è stato uno scoperto pochi giorni fa che ha una probabilità abbastanza alta, anche questa, naturalmente questo oggetto sarà riosservato. Per quale ragione non rendiamo pubblica questa informazione? Una volta che è pubblica, gli astronomi di tutto il mondo prendo nel nostro sito, da quello americano, per lo stesso, questa lista, e cercano di riosservare questi oggetti. Quando li osservano, generalmente, se la probabilità è piccola, quello che succede è che questa probabilità viene smentita da nuove osservazioni, l'oggetto viene cancellato dalla lista. Però non tutti si riescono a cancellare dalla lista. Però ci sono anche i missili che servono a colpire gli asteroidi. Sì, sì, i missili dunque, per deflettere un asteroide, dunque, un'osservazione importante, c'è stato un periodo in cui la teoria prevalente, in particolare prevalente in certi ambienti, tanto per intendersi lo Salamos, ecco, per dire, in particolare, no, Zichichi, come si chiama? Teller, ecco, Teller aveva questa idea che gli asteroidi dovevano essere disintegrati con un'arma nucleare. Ora, questa non è una buona politica, per vari ragioni. Per esempio,
naturalmente questo produce una nube di frammenti che come sono radiativi, come si vedeva in quell'altro caso, appunto da uno solo ti devi guardare da 100. Quindi noi riteniamo che sia meglio utilizzare missili sì, ma missili convenzionali. In particolare i missili non devono neanche avere un esplosivo a bordo, l'esplosivo non serve a niente, la massa del missile che viene scagliata è puramente trasferisce, insomma tecnicamente un pizzico di fisica, trasferisce la sua quantità di moto all'asteroide e lo sposta, quindi è un fatto puramente, come dire, cinetico, e questo è sufficiente a condizione che sia fatto, come dicevo, con 10-20 anni di anticipo, a spostare l'asteroide in una quantità sufficiente a non farlo sbattere contro la Terra. Probabilmente bisogna fare un calcolo molto accurato. Perché se uno sbaglia te la fanno pagare, Per evitare che si eviti un impatto in un certo anno e magari ritorni un altro anno. Quindi bisogna farlo con una certa cautela, però questa cosa tecnicamente è possibile per oggetti di dimensioni anche abbastanza grandi, anche diciamo fino a un chilometro. Cosa si farebbe per un oggetto di più di un chilometro? Si potrebbe essere costretti a usare le armi nucleari, però per vostra tranquillità vi dirò che appunto il 90% degli oggetti più grandi di un chilometro è stato già trovato e nessuno di loro rappresenta un pericolo è un'affermazione che deve essere qualificata. C'è un maledetto asteroide che si chiama 1950 DR che può impattare sulla Terra nell'anno 2800 qualche cosa, va bene? Quindi voglio dire, qualcuno di pericoloso c'è, ma diciamo che non è un problema terribilmente immediato. No, la mia domanda è stata superata per il 90% da questo lungo discorso rispondendo alle altre domande. Io volevo sapere quanto conta, diciamo, l'importanza della fisica del caos e della non linearità, per esempio, per studiare il moto dei treni spaziali. In quel caso mi sembra che basta considerare l'attrazione della Terra. Sì, ma nel caso dei treni spaziali no. Posso dare una risposta tecnica. I detriti spaziali sono caotici anche loro, però il tempo scala del caos è più lungo del tempo a cui ci interessa prevedere le collisioni. Diciamo, il problema dei detriti non è la fisica caotica per i detriti, sono tecnicamente le perturbazioni al moto orbitale che questi detriti subiscono, cioè un oggetto in orbita intorno alla Terra, se è un oggetto con una grande massa e un'area abbastanza limitata, diciamo, si muove sostanzialmente solo sotto l'effetto dell'attrazione gravitazionale terrestre, che tecnicamente non è l'attrazione dei due corpi, perché la Terra non è una sfera perfetta, quindi ha una forma irregolare, però è una forza gravitazionale che si riesce a modellare bene. Il difficile subentra quando questi oggetti hanno forme irregolari e quindi subiscono perturbazioni come la pressione di radiazione, quindi la spinta della radiazione solare, oppure peggio ancora il frenamento atmosferico quando sono bassi sotto i 700 km. Allora lì diventa più difficile prevedere esattamente dove si troverà questo oggetto anche solo poche orbite dopo. La maggior ragione il problema diventa più appunto quando l'oggetto sta... quando qualcuno chiedeva appunto il problema del rientro dell'oggetto, quello è molto difficile, molto molto difficile stabilire dove cadrà effettivamente un oggetto fino praticamente quando ti sta cadendo addosso. Cioè quando voi sentite al telegiornale c'è un oggetto che potrebbe cadere sull'Italia, vuol dire che questo oggetto ha un'orbita che interessa, diciamo, gira tutto intorno alla Terra e un pezzettino di quest'orbita passa sull'Italia, però prima di poter dire cadrà sull'Italia piuttosto che dall'altra parte sulla Nuova Zelanda devi aspettare praticamente poche ore prima che questo fatto avvenga, perché è difficilissimo modellare la perturbazione della pressione di radiazione, quindi non è una questione di caos ma una questione di fisica attrito dell'atmosfera, che però appunto è un oggetto variabile con la radiazione solare, con il riscaldamento, non sa. Forse anche alla mia domanda è già stato parzialmente risposto. Io mi chiedevo proprio come funzionava il metodo, nel senso, si parte da una serie di dati che devono essere acquisiti, su questi dati, sulla costruzione di un'orbita,
posso anche non aver capito nulla, prevento. Assolutamente una... Diciamo che i dati sono un'osservazione che interessa. Serve anche a me per vedere se ho capito come funziona. Da questi dati si fanno, partendo da questi dati si crea un metodo di calcolo e quindi si fanno delle previsioni. Queste previsioni possono poi in qualche modo essere verificate andando a prendere dei dati ulteriori, però mi sembra che mi abbiate risposto di sì, avete già detto che funziona così. Lo scopo dell'informare il pubblico, non il pubblico generale, ma un pubblico fatto di astronomi, perché gli astronomi vadano a riguardare gli stessi oggetti. Esatto. E riguardando verificano le previsioni e ci consentono di fare previsioni più accurate. E poi l'altra cosa che mi chiedevo, il numero, cioè che entità, che potenza di calcolo serve per fare un lavoro del genere, cioè quanti sono più o meno gli asteroidi che seguite? O avete seguito? Una buona domanda. Io credo che noi dobbiamo controllare qualche decina di oggetti ogni giorno. Perché fate conto che si scoprono in questo periodo più di 1000 nuovi asteroidi incrociatori della Terra all'anno, ma sono comunque poche decine al giorno. E quindi, una volta fatto il calcolo, quello sta da una parte, viene verificato. Una volta fatto il calcolo, se quello non ha possibilità di impattare la Terra, come dire, non ci se ne occupa più. Alcuni di questi restano perché hanno le possibilità, e in questo caso bisogna continuare a fare il calcolo tutti i giorni. Quindi, insomma, in realtà con le potenze di calcolo che abbiamo adesso, noi abbiamo calcolatori che hanno 20, 30, 50 core, come dice oggi, insomma, che sono virtualmente dei processori, il procedimento è parallelizzabile, noi usiamo simultaneamente tutte queste unità di calcolo e non è necessario un supercomputer, una cosa particolarmente costosa. Tanto per intensi, i computer che noi usiamo costano 10.000 euro. Non è che serve una potenza di calcolo. Non è una potenza di calcolo enorme. Invece nel caso degli oggetti artificiali la situazione è un po' diversa, perché appunto, quello è peggio. Per quanto dicevo prima, appunto, un oggetto artificiale in orbita intorno alla Terra viene osservato da questa rete di sensori sostanzialmente tutti i giorni, perché io se abbandono, se smetto di osservare alcuni oggetti particolari che hanno un'orbita particolarmente perturbata, poi non li ritrovo più. Quindi questi sensori funzionano 24 ore al giorno, osservano continuamente tutta la popolazione, l'orbita di tutti questi oggetti viene ricalcolata ogni giorno e ogni giorno questi circa 20.000 oggetti vengono costantemente, non solo monitorati, ma anche la loro orbita viene costantemente propagata per vedere se uno di questi oggetti può andare a sbattere contro oggetti particolarmente delicati come la stazione spaziale, i satelliti meteorologici, militari. Quindi ogni giorno, cioè costantemente c'è un calcolatore, questo invece è un grosso calcolatore parallelo che con un calcolo appunto parallelo propaga l'orbita di tutti questi 20.000 oggetti tutti contro tutti e vede quelli che rischiano di sbattere contro un altro oggetto particolarmente delicato. Se l'oggetto è in grado di manovrare, viene mandato un avvertimento al proprietario dell'oggetto, che può essere una società privata come un'agenzia spaziale, e gli viene consigliato di manovrare l'oggetto per toglierlo dalla rotta di collisione. Comunque, scusa, vorrei fare una considerazione economica. Benché i conti per il debris siano molto di più che per gli asteroidi, comunque i calcolatori oggi costano pochissimo. Cioè, voglio dire, voi oggi con 1.000.000 comprate una potenza di calcolo incredibile, cioè sicuramente più che abbondante del debris spaziale. Il costo dei calcolatori è molto inferiore al costo dei sensori. Gli americani stanno spendendo in questo momento 3 miliardi di dollari per comprare un nuovo sistema di radar per il debris spaziale, mentre invece per i calcolatori si spendono qualche milione e tanto, quindi ci sono tre ordini di grandezza di più nel costo del sensore rispetto al costo del calcolo. Diciamo, io volevo sapere, per tutto, so che ci sono stati esperimenti di colpire, non so se era una cometa o degli asteroidi, no? Per sapere come è andata avanti. E poi l'altra cosa, volevo sapere se c'è qualche contributo da parte degli astronomi dilettanti, che hanno, diciamo, sapevo che per l'identificazione delle comete è più facile fare errore perché hanno aperture più ampie, se non l'ho letto male. Dunque, allora il meccanismo è questo, no? Un asteroide viene scoperto. Questa scoperta viene annunciata via posta elettronica sui siti web, eccetera, tutti possono guardare. Anche qui è essenziale, ci sono dei protocolli internazionali che richiedono che qualunque dato, qualunque osservazione che venga fatto di
un asteroide, non di un asteroide qualsiasi, ma un asteroide vicino alla Terra, deve essere resa pubblica entro 24 ore. Entro 24 ore, cioè nessuno se lo deve tenere più di 24 ore. Non dico che questa regola non sia violata qualche volta, ma insomma, normalmente succede così. Dopodiché tutti possono guardarli. In più, noi facciamo, noi nel nostro gruppo parallelo americano, facciamo questi calcoli per pericolosità. Se noi mettiamo il marchio di pericoloso a un certo asteroide, questo è una richiesta implicita di osservazione. Queste richieste sono pubbliche e vengono ricevute dagli osservatori amatoriali, semi-amatoriali e professionali. Un osservatorio semi-amatoriale, tanto per intendersi, un osservatorio che non è finanziato dal suo centro di ricerca, ma è finanziato da un ente locale. Bene? Ce ne sono molti. L'osservatorio di Bibbiano è finanziato dal comune di Peccioli, ecco. Anche in Italia è normale che ci siano degli osservatori che sono gestiti da amatori ma che hanno dei finanziamenti pubblici e quindi possono avere degli strumenti relativamente potenti e possono fare un lavoro abbastanza molto interessante, anche competitivo con alcuni osservatori professionali. Il contributo quindi di questi amatori o semi-amatori è molto cospicuo, il loro contributo è richiesto e direi che è necessario, perché in questo momento non esistono abbastanza survey, cioè osservatori professionali dedicati a questo lavoro per soddisfare tutte le esigenze e quindi non so, il contributo degli astrofili insomma non è soltanto permesso ma diciamo pure richiesto e altamente gradito. Sì, perché diciamo, non è che sarà, immagino non sarà banalissimo che appare anche l'asteroide con il missile, insomma. Cioè. Insomma, la tecnologia per fare questo esiste, ora mi dispiace di dirlo, ma insomma la tecnologia esiste perché indovinato un po' è quella dell'antimissile, bene? Perché la guida terminale di un missile che deve colpire un asteroide non è molto diversa dal missile che deve colpire un altro missile, anzi, detto fra noi l'asteroide è più grande e più facile, va bene? Quindi non ci sono grossi problemi. Gli americani hanno fatto una missione che ha dimostrato questa tecnologia, cioè c'è stata una navicella che si chiamava Deep Impact, il nome del film, anche il nome della missione, guarda caso, che è passata vicino ad una cometa, ha mollato un sottosatellite e lo ha mollato giusto in modo che questa andasse a sbattere contro la cometa. La missione non è stata un grandissimo successo, sapete perché? Perché al momento in cui questo oggetto, che era semplicemente una massa di metallo, ha colpito la cometa, l'altra sonda era già passata e quindi non è riuscita a vedere bene il buco che ha fatto, non è così? È saturata, c'era talmente tanta polvere che i sensori erano saturati. D'accordo. È ripassata dopo per vedere l'effetto. Comunque, fatto sta che l'immagine di cratere non c'è. E questo l'hanno fatta, è stata messa dopo. Ma sono sicuro di averla identificata? Sì. Ah, no, questo forse sei più informato di me. Cioè, però potete stare facendo Don Chisciotte. Sì, adesso questa è la missione che è stata fatta. Poi esistono molti studi, in particolare uno studio europeo che si chiama Don Chisciotte, uno studio americano che si chiama ISIS, che sono missioni che sono state proposte e studiate, ma come spesso succede non sono ancora state finanziate, di fatto non sono ancora state fatte, e sono delle missioni che si propongono di fare molto specificamente un esperimento di deflessione di un asteroide. Questo però, diciamo, qual è il problema? Mi sembra abbastanza evidente. Fare questo scherzetto costa 400 milioni di dollari, una cifra di questo genere. Dice, ma perché dobbiamo fare questo esperimento quando non c'è nessun asteroide che ci sta cascando addosso? Naturalmente la risposta è, ma scusa, tu vuoi l'esperimento farlo la prima volta, la volta che serve davvero, o preferisci averlo fatto prima? Però insomma, perché uno dei problemi di Deep Impact è che Deep Impact ha dimostrato la capacità di beccare l'asteroide, la cometa, quello che è. Però quello, uno dei parametri fondamentali incerti è la risposta dell'oggetto alla botta che gli dai. Non so se vi ricordate il famoso fumetto di Paperino e quando vanno con un'astronave sugli asteroidi, poi loro saltano dentro l'asteroide e i Paperini passano in mezzo all'asteroide perché l'asteroide è fatto di aggregati di rocce appoggiati uno sull'altro. Effettivamente gli asteroidi sono fatti abbastanza così, sono aggregati di roccia
un asteroide tipo messo appoggiato qui sul terreno si sfalderebbe come, come una palla di sabbia, perché non, non sono per lo più, soprattutto gli asteroidi sotto una certa taglia, non sono aggregati di rocce come li conosciamo noi, come il meteorite che avete visto in Namibia. Sono pezzi di roccia attaccati tra di loro gravitazionalmente, quindi quando gli spari addosso qualcosa non sai esattamente come reagirà l'asteroide, qual è la risposta. E quindi la missione di cui parla Andrea, che lui non l'ha detto una volta, non si è scordato addosso, questo è veramente singolare. Comunque, diciamo, comunque l'ha pensata lui, Don Quixote, e si chiama Don Quixote perché è fatto da due sonde, una che si chiama Don Quixote e l'altro c'è Sancho Panza. Allora Sancho Panza, Don Quixote è il frescone che si butta contro l'asteroide, Sancho Panza è quello furbo che sta fuori e guarda Don Quixote che si schianta con l'asteroide. E questo a cosa serve? Serve perché tu, misurando esattamente la posizione di Sancho Panza che sta intorno all'asteroide, scopri la spinta che effettivamente Don Quixote ha dato all'asteroide. Allora capisci, almeno per quel tipo di asteroide, che poi non necessariamente uguale a tutti gli altri, capisci l'effetto che fa una volta sull'asteroide. Un'altra cosa, dunque, voi avete appena detto che allora, questo tipo di calcoli vengono fatti a Pisa e in America, giusto? Siete gli unici che li fate. Ma non è mica proibito che lo facciano? No, 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 in questo, no, no, avete anche detto che il risultato di questi calcoli sta sul sito. No, mi chiedevo, supponiamo che domani esce fuori un nuovo asteroide, voi lo calcolate e scoprite che nel giro di 3 mesi potrebbe impattare sulla Terra e creare un grosso problema. Che succede? Finisce sul sito questo risultato? Allora, attualmente tutti i calcoli che noi facciamo finiscono sul sito e sono pubblici nel momento in cui i calcoli sono finiti, compresa eventualmente la verifica con i nostri colleghi americani. L'informazione, quando è sicura, è immediatamente resa pubblica. Adesso esiste un problema molto interessante che noi non abbiamo ancora risolto e ve lo racconto subito. Cosa succede se il tempo non è 3 mesi ma è 3 giorni? Allora supponete che noi scopriamo un asteroide che sta arrivando così. No, che viene scoperto, ma viene scoperto a 3 giorni dall'impatto. Potrebbe succedere. No, è già successo 2 volte. Che gli avviscono loro. Che l'avete vista l'ultimo momento. Ci sono già capitato 2 volte che degli asteroidi sono stati scoperti e saranno impattati alla Terra in meno di 24 ore. Fate però meglio questi calcoli. Scusa, mi sembra che non abbiate capito una cosa fondamentale. Prima che nessuno li abbia visti, noi non abbiamo nessun calcolo da fare. Allora, il problema, questi 2 oggetti, uno è successo nel 2008 e uno è successo il 1 gennaio 2014, però sono 2 oggetti di pochi metri, quindi come dire, hanno fatto una palla di fuoco in cielo, ma insomma niente, nessun danno al suolo, anzi uno ha prodotto un'utile pioggia di meteoriti che sono stati raccolti al suolo. Adesso supponiamo che noi scopriamo uno un pochino più cattivo, della dimensione diciamo di quello di Chelyabinsk, e il tempo è 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni. Allora che cosa si fa? E lì il discorso diventa un pochettino più complicato. Allora, per vostra informazione, il lavoro che noi stiamo facendo ora è mettere su i programmi di calcolo che ci rendano in grado di dare una risposta ad un problema di questo tipo entro 5 minuti. 5 minuti, il nostro obiettivo. Riteniamo di aver raggiunto. Le nostre prime prove dicono 2-3 minuti. Come? La risposta è questa: viene scoperto un oggetto e noi dobbiamo essere entro 5 minuti dalla scoperta, non dalla scoperta, da quando i dati ci arrivano, entro 5 minuti dobbiamo essere in grado di dire che questo oggetto può impattare la Terra nella prossima settimana, nel prossimo mese diciamo al massimo, solito facciamo 30 giorni. Allora, dopo che questo accade, che cosa bisogna fare? Naturalmente, in linea di principio, non è che si scopre che questo oggetto impatterà sicuramente, si scopre che ha una certa probabilità di impatto, ma supponiamo che la probabilità sia alta, sia 50%, 20%, 70%. Allora, a questo punto,
bisogna che questo oggetto sia riosservato immediatamente, cioè bisogna che noi lanciamo l'allarme, questo allarme venga disseminato in tutto il mondo, che la gente butti giù dal letto e corra al suo osservatorio e venga fatta l'osservazione entro al massimo un'ora, se no comincia a essere troppo tardi. Questo allarme andrà agli addetti ai lavori, non andrà alla popolazione. Cioè, perché se no succede un casino, cioè, voglio dire, ci sarà un controllo da qualche parte. Allora, l'importante è che Milani riesca ad andare in banca prima e farsi dare il mutuo da 300 euro. Certo, perché nessuno va a controllare. No, qui stiamo parlando di oggetti piccoli che producono un danno molto localizzato, quindi se casca, a meno che caschi proprio su di noi. Allora, questo è un interessantissimo problema che si chiama, per parlare fine, di data policy. Bene? Esatto. Allora, ecco, devo dire allo scienziato politico che a lui dice, no? È perché, insomma, è giusto quello che dice, non bisogna creare panico. Però vorreste voi che noi tenessimo questa informazione segreta? Siete sicuri? No. Allora, come, state un po' attenti, come si fa a non tenerla segreta ma non allarmare nessuno? Se qualcuno me lo spiega, io sono... No, si può, chiedo scusa, non mi sono spiegato bene. Lo scopo di questa operazione, se un oggetto viene scoperto tre giorni dall'impatto, però nelle prime 24 ore noi siamo in grado di dire se impatta, se siamo in grado, se l'orbita è calcolata abbastanza bene, siamo in grado di dire dove va. In linea per il principio potrebbe essere il tempo sufficiente per l'evacuazione della zona bersaglio, o magari per dire a quelli della futura Chelyabinsk non andate vicino alle finestre, per prendere le misure semplici come queste potrebbe esserci tempo sufficiente. Però non avevo capito, cioè, è anche possibile determinare la traiettoria così precisamente da stabilire più o meno dove cadrà? Ecco, più o meno sì. Allora, vi faccio l'esempio di Chelyabinsk. Allora, l'orbita di Chelyabinsk, prendendo l'esempio di questi due casi che si sono verificati, l'orbita interplanetaria può essere determinata, continuando a osservarla fino a poco prima dell'impatto, può essere determinata a livello di pochi chilometri di errore, nel punto dove questo oggetto colpisce l'atmosfera. Dal momento che entra nell'atmosfera sono guai. Se voi avete visto la traiettoria dell'oggetto di Chelyabinsk, questo oggetto ha fatto una traiettoria inclinata all'atmosfera lunga centinaia di chilometri, e lungo questi 100 chilometri dove viene rilasciata l'energia esplosiva, all'inizio o alla fine? Allora, per oggetti, in particolare per oggetti grossi arrivano a terra e si sa dove colpiscono, gli oggetti abbastanza piccoli non si è molto capaci di modellare dove viene rilasciata l'energia esplosiva. E quindi potrebbe capitare che uno dica: so benissimo dove impatterà, fra qui e qui, e questo qui e qui distano 50 km, 100 km. Allora, che cosa si evacua? Provate a rispondere a questa domanda e vi accorgete che la cosa è piuttosto difficile. In altre parole, noi siamo gente molto arrogante e sicura di sé, insomma, noi siamo convinti che siamo capaci di risolvere il problema matematico. Non siamo convinti che siamo capaci di risolvere il problema politico e sociologico. Non lo sappiamo tanto bene come si fa questa cosa. L'oggetto di Russia era stato previsto? No, l'oggetto della Russia veniva dalla parte del Sole e quindi non c'era niente da fare. Non era mai stato visto. Non era mai stato visto. Non riguarda voi, tutto sommato. Io credo che lo scienziato, in quanto tale, dia delle informazioni. La mia domanda era proprio rivolta a questo senso qui. Ma cioè, sei stata proprio tu, scusa, ti ho detto. Sei stata proprio tu a dire, ma lo dici o non lo dici? No, nel senso, lo dici o non lo dici, era nato in questo senso qui. Cioè, giustamente mi dite, c'è un sito, noi rendiamo tutto pubblico. Ed è bello, giusto, dovrebbe essere così. Probabilmente, anche se voi dite sul vostro sito domani nasce una meteorite e schiaccia mezzo mondo, non se ne accorge nessuno e quindi non c'è problema. Non è questo il punto, cioè, però la risposta è data. Cioè, tu mi dici, se io scopro che c'è un pericolo, innanzitutto avverto la comunità perché possa monitorare quello che è stato. Quindi c'è una cooperazione, evidentemente, che è necessaria.
E poi ci dovrebbe essere una risposta di protezione civile, politica, che secondo me non spetta neanche a te, a chi fa questo mestiere. Come funziona? Quando noi facciamo questi conti, il risultato è messo su un sito web. Oltre a questo c'è una mailing list di persone che ricevono un avviso. Questa mailing list si può allargare a piacere. Possiamo anche mandare una mailing list a tutti i principali, una mail a tutti i principali osservatori del mondo. Notate, dunque, ho dimenticato di dire una cosa molto importante. L'evento che si è verificato all'inizio del 2014 si è verificato la notte il 1 gennaio. È un anticipo, non era il... Si è capito benissimo che l'oggetto cascava sulla Terra e non si è svegliato nessuno. Sia ben chiaro che io non credo in nessuno, perché era una festa di Capodanno, benché sia una cosa che non faccio più tutti gli anni, che sono corretto, sono dal 2004 del mattino alla festa di Capodanno e l'oggetto era già cascato. Insomma. Poi dormivo e mi sono guardato bene dall'occuparmi. Nessuno se ne è occupato perché era il 1 gennaio e non c'è stato niente da fare. Per gli agenti artificiali la protezione civile adesso ha una specie di catena di procedure tramite l'Agenzia Spaziale Italiana e via dicendo, e i rientri degli agenti artificiali vengono già gestiti dalla protezione civile. I calcoli, anche qui i calcoli... Gli asteroidi ancora no. C'è una rete di persone che fa i calcoli, anche questo si trova a Pisa, non sono loro, ma sono degli altri pisani. Che passano i dati all'Agenzia Spaziale Italiana, che li passa alla Protezione Civile, e poi i comunicati che voi vedete al telegiornale, quelli sono concordati con la Protezione Civile, e che poi in genere sbaglia il comunicato, perché diciamo così, cioè, non mettetevi sotto il soffitto, state in camera, sotto queste boiate qui, però insomma vabbè. No, dicevo, state di piani alti, queste cose qua, per cui io dice, ma si alza il quinto piano per fuori, però vabbè, insomma. Io volevo sapere un attimo sul esercizio spaziale. La domanda è facile, perché io di campatici capisco, di esercizio spaziale non ci capisco assolutamente nulla. Però io mi pongo un problema. È 50 anni, più di 50 anni, che si sta immettendo satelliti in orbita. Ora, questi satelliti, domani, immagino specialmente quelli in orbita bassa, e poi quando cominciano ad arrivare nell'alta atmosfera, a nitride, eccetera, ma io, prima o poi casca ogni satellite destinato in qualche modo a finire sulla Terra o no? Perché in quel caso fra qualche anno oppure comincino un po' di macchina. Allora, sì e no, cioè, ovvero, come forse sapete, la densità dell'atmosfera, che è quella responsabile del frenamento degli oggetti, decresce esponenzialmente salendo. Questo vuol dire che un oggetto che si trova a 800 km d'altezza, in un'orbita circolare a 800 km di altezza sopra la Terra, ha una vita media di 3, 4, 500 anni, a seconda della forma, del peso, della massa e via dicendo. Insomma, quindi diciamo l'atmosfera è efficace, sì, ma è efficace per oggetti molto bassi. Quindi sì, è vero che parecchi dei satelliti, cioè adesso stiamo anche cominciando a subire il rientro dei satelliti vecchi. Non è vero purtroppo, io dico purtroppo, che tutti i satelliti sono destinati a rientrare. Perché? Perché per l'appunto i satelliti intorno a questa quota che ho citato prima, 700, 800, 900 km, c'è il cosiddetto picco di densità di oggetti, cioè la maggior parte degli oggetti lanciati nello spazio per motivi operativi, diciamo, per il tipo di missioni che andavano a fare, sono stati messi in quella quota lì, tra 700 e 900 km, e lì c'è talmente tanta roba che dove sono cominciate veramente le collisioni tra oggetti e dove ci si aspetta che i satelliti alla fine vadano a creare quello che si chiama una cascata collisionale, cioè quello che si vedeva nel filmatino, in cui un oggetto viene colpito da un frammento, fa nuovi frammenti che vanno a colpire un altro e via dicendo. Quindi tutto sommato il rientro dei satelliti in atmosfera è una cosa che fa anche comodo, perché un pochino li pulisce. Qualcuno ogni tanto arriva a terra, non è mai successo niente, perché appunto la Terra sono tutti oceani, via dicendo, quindi il problema dei rientri al momento è meno acuto paradossalmente del problema dell'inquinamento dello spazio, mettiamola così. Mentre
quelli in orbita geostazionaria, quelli restano di per sé, cioè sopra, ma anche se bisogna andare all'orbita geostazionaria, cioè se vai a 1500 km, cioè, per la scala umana restano quasi per sempre lì, cioè, e quelli geostazionari a maggior ragione, quelli non li vedi più. Beh, avevo commentato una cosa che pare aver risposto adesso: se fra gli eventi classificati come pericolosi ci sono soltanto collisioni del tipo satellite Terra oppure asteroidi Terra, oppure anche collisioni del tipo asteroide satellite oppure satellite satellite, perché se un asteroide sbriciola un satellite e casca pure sulla Terra è un'altra volta un pericolo. Ora, diciamo, sì, l'asteroide contro il satellite non sarebbe il primo, cioè si becca il satellite, tanto basta che non becchi la Terra, e comunque è una cosa estremamente improbabile. Cioè, ci sono degli asteroidi recentemente, ci sono stati degli asteroidi che sono passati tra la Terra e la Luna, quindi nella zona, vicino alla zona dei satelliti geostazionari, però appunto se poi vai a vedere, cioè, perché visto nel filmato lì sembra che lo spazio sia poco, sembra che siano tutti effettivamente attaccati. Quella è un po' una fregatura del cartoon che si vede, diciamo. In realtà lo spazio è enorme, cioè non è che all'interno di un chilometro cubo c'hai 10 alla meno 6 oggetti, questa è la densità, quindi lo spazio è tanto. Però ciò nonostante, benché lo spazio sia grande sia tanto, il rischio di impatti satellite contro satellite esiste, è reale, è già avvenuto, e non è un rischio appunto che tocca direttamente noi, cioè non ci arriva, cioè il frammento non è che arriva addosso a noi, però appunto va a inclinare lo spazio e quindi va a rendere più difficile le attività spaziali future, e va a rendere, diciamo, più complicate alcune cose della vita. Per esempio anni fa ci fu un non c'entravano i detriti, però diciamo ci fu un fallimento di un satellite per telecomunicazioni americano, un grosso satellite per telecomunicazioni americano. Questo causò immediatamente il fallimento, cioè il mancato funzionamento di tutti i pager, questi affari che usano i dottori, no? Perché ti avvisano, eccetera, c'erano meno telefonini allora. Questo, e in più mandò in tilt la rete dei bancomat americani, e questo provocò delle code enormi sulle autostrade americane, perché tutti non riuscivano a pagare la benzina, no? Quindi ecco, tu prova a pensare se una roba del genere succede a livello, a scala più grande, perché un impatto di un satellite dedicato poi va a distruggere un altro satellite, per esempio un satellite per tipo GPS, per la navigazione spaziale, quando un domani questi satelliti verranno usati per guidare gli aerei nelle fasi delicate del decollo dell'atterraggio. Quindi diciamo, a pensarla alla lontana, i guai insomma possono accumularsi. Magari non si vede la Fiorentina e ci lasciano l'SMS. Stai guardando lì. Sì, una domanda semplice. Dov'è la culla degli asteroidi? Gli asteroidi nascono sostanzialmente tra quasi tutti, fra Marte e Giove, in una regione in cui in qualche modo manca un pianeta. Non è che manca, non si è formato perché non c'è stata recentemente aggregazione di materia, ed è rimasta questa enorme quantità di oggetti piccoli, appunto dell'ordine di, non so, un milione di asteroidi più grandi di un chilometro. Dopodiché, per effetto delle perturbazioni, fondamentalmente perturbazioni di pianeti più grandi, Giove e Saturno, e anche eventualmente perturbazioni gravitazionali, questi asteroidi a un certo punto sfuggono alla fascia di asteroidi e arrivano dalle nostre parti. Vi faccio vedere una figura, perché penso che sia più espressiva in altri discorsi. Ecco, questa è la fascia principale degli asteroidi. Questo è Giove, e qui c'è Marte, che è in qualche modo proprio al bordo interno della fascia degli asteroidi. Ora, questa figura non si vede, attualmente ci sono degli asteroidi anche più all'interno, vicino alla Terra, però sono mille volte di meno. Gli asteroidi di un chilometro sono un milione nella fascia principale e sono mille nella zona vicina alla Terra. Quindi basta che una piccola frazione degli asteroidi sfugga. Ecco, come succede che sfuggono? Beh, vorrei usare per illustrare. Beh, questa. Userò questa figura per illustrarlo. Allora, questa è una rappresentazione di un pezzetto della fascia degli asteroidi.
e questo descrive una grossa concentrazione di asteroidi che si chiama famiglia di Temis, una famiglia che contiene molte migliaia di asteroidi, una specie di grosso nuvola che a sua volta è il prodotto di una frammentazione di asteroidi, perché gli asteroidi condividono tra di loro, esattamente come i detriti spaziali, sono fenomeni che in qualche modo sono simili. Bene, la cosa che vorrei farvi notare sono queste cose qui. E che cosa sono queste? Io penso che la maniera più semplice di spiegarla è questa. Questa è una specie di fotografia istantanea della situazione della fascia asteroidale. Però voi dovete immaginare di avere, di essere su di una, di avere una foto, non so, satellitare per esempio, che raffigura una grande città, non so, anche Firenze mettiamo, e poi c'è l'autostrada per il mare. L'autostrada per il mare, l'immagine è stata presa d'estate, è piena di macchine. L'immagine però è una fotografia, voi non vedete che le macchine si muovono, vedete dei puntini che sono le macchine, però se l'autostrada è piena vuol dire che stanno andando. D'accordo? Allora queste sono, queste che vi ho disegnato, sono le autostrade che portano gli asteroidi della fascia principale. Cosa c'è in questa direzione? C'è un aumento della loro eccentricità, cioè le orbite anziché essere tonde diventano allungate, oppure ad essere allungate a un certo punto arrivano a passare vicino alla Terra. Quindi, ora questa è una descrizione naturalmente molto semplicistica, queste sono le strade, queste strade sono prodotte da risonanza, cioè da un tipo particolare di perturbazione prodotto da Giove o da Saturno, che fa sì che le perturbazioni si accumulano nel tempo e possono portare a questo effetto di migrazione o di trasporto alla fascia principale, alla regione degli asteroidi. Quindi gli asteroidi incrociatori della Terra, quasi tutti, ci sono le eccezioni, sono gli oggetti che provengono dalla fascia delle comete, ma la maggior parte di questi provengono dalla fascia della Marte e Giove e ci arrivano tramite questi tipi di meccanismi. Quindi diciamo, questa è una cosa su cui esiste una teoria scientifica abbastanza consolidata, che riteniamo di conoscere abbastanza bene, però questo sostanzialmente ci dice che insomma c'è in qualche modo uno stato stazionario, ci sono tanti grandi serbatoi di asteroidi, questo serbatoio di asteroidi perde e quindi siccome perde c'è un rifornimento continuo di quelli che passano dalle nostre parti. E anche per questo, perché vengono così da vicino, che ogni tanto ne arriva qualcuno e non ci se ne accorge. Certo, insomma il problema è che se stanno fra Marte e Giove non possono venire vicino a noi. Ma quando sono arrivati dalle nostre parti, prima o poi spaccano tutta la Terra, finiscono nel Sole, finiscono da qualche altra parte. Però vengono immediatamente rimpiazzati da altri che provengono dalla fascia principale. Quindi, grosso modo, parlando di crateri, di eventi come quello di Cicerube, eccetera, c'è sostanzialmente un flusso costante, perlomeno da 3 miliardi di anni a questa parte, di asteroidi che incrociano l'orbita della Terra e quindi anche che impattano sulla Terra. Quindi in tutti gli strati geologici ci sono crateri distribuiti in maniera sostanzialmente uniforme, e questo si può scoprire soprattutto guardando la Luna, che naturalmente ha una superficie molto più antica e non viene cancellata dai fenomeni meteorologici, dall'acqua, eccetera. Domani. Non posso dare le spiegazioni più complicate di questo, mi sembra che abbia senso, ma spero di aver reso l'idea. Sostanzialmente sì, la prima cosa è che sì, sono simili a quelle della Terra, gli asteroidi hanno sostanzialmente la stessa composizione della Terra, però c'è una differenza importante. La Terra, come è noto, la densità media della Terra è 5,5 kg per decimetro, più di 5 volte più pesante dell'acqua in media. Se voi prendete una roccia alla superficie, questa roccia è in media 2,7 volte più pesante dell'acqua. E come mai? La risposta è che la Terra è differenziata. C'è uno strato superiore, che è la crosta, poi il mantello, che è costituito grosso modo di roccia, e poi c'è uno strato più interno che è costituito di ferro e di nickel, che ha una densità molto più pesante, in modo tale che la media fa questo numero 5,5. Cioè in realtà non esiste quasi del materiale che abbia una densità di 5,5.
è stata una media fra una cosa che ha una densità 2,7 e una cosa che ha una densità più di 10, e una cosa che ha densità più di 10 assomiglia molto a quella cosa che ho fatto vedere, il meteorite di Oba. Il meteorite di Oba è ferro, nickel puro. Bene? Allora, gli asteroidi e quindi anche i meteoriti hanno una composizione media che è uguale alla composizione media della Terra, ma la composizione media della Terra non è quella che noi vediamo alla superficie, è quella che include le rocce e include il metallo che c'è nel nucleo. D'accordo? Quindi di fatto i meteoriti hanno molto più metalli delle rocce terrestri, fino al punto che ci sono dei meteoriti che sono puramente metallici, mentre un pezzo di metallo compatto come un pezzo di ferro come il meteorite di Oba sulla Terra di origine terrestre non esiste. Un pezzo di ferro così puro può uscire solo da una fonderia, può essere solo artificiale. Per quello che riguarda la radioattività, anche qui la risposta è sì, gli asteroidi sono radioattivi tanto quanto è la Terra. Il loro contenuto di, chiamiamo, uranio è quello medio della Terra, ma probabilmente questo è molto basso. Sia la Terra che i meteoriti avevano un contenuto più grande di sostanze radioattive all'origine del Sistema Solare, evidentemente tutte le sostanze radioattive, la corta vita media, si sono esaurite e praticamente restano soltanto le sostanze radioattive a lunghissimo termine, come l'uranio, il radio, diciamo l'uranio fondamentalmente, quella della famiglia, l'uranio è la famiglia del torio, e quindi la radioattività è molto modesta. Quindi la radioattività dei meteoriti non è francamente una cosa di cui bisogna preoccuparsi. Anzi, devo dire che io ho assistito con un certo stupore a delle cose che sono lette su internet nei vari comunicati stampa al momento degli incidenti di Chelyabinsk, quando ho scoperto che una delle principali preoccupazioni dell'autorità cittadina di Chelyabinsk è stata quella di andare in giro a misurare la radioattività per vedere se in parte ci abbiamo portato radioattività. Probabilmente abbiamo fatto delle esercitazioni quando c'è la luce del cielo. Secondo me loro si sono un po' confusi su che cosa era successo. Quando casca un asteroide non è il caso di bruciare radioattività. Poi, se essere un asteroide è il reattore nucleare che stava su un satellite, allora vabbè, questo è un altro discorso. Questo è successo anche questo una volta, insomma, che è cascato un reattore nucleare, e di quello ci si può preoccupare un po'. Sì. Come? Canada, sì, è un reattore nucleare intero con tutto il combustibile dentro. Sì. Quello non è stata una cosa carina, per fortuna è caduto in un posto molto poco popolato. Quelli sono, dovrebbero essere schermati abbastanza, no? Ma fa quando poi arrivano sull'atmosfera. Quelli che sono molto schermati, diciamo, il c'è stato. Ci sono state parecchie polemiche anni fa quando è stata lanciata una sonda spaziale che aveva quello che si chiama un generatore radioisotopi. Questo è una cosa diversa, di cui parlava Andrea, proprio un reattore nucleare. Questo invece è un generatore radioisotopi, è sostanzialmente un pezzo di materiale radioattivo che emette e crea calore, riscalda la sonda, dà energia alla sonda. Per esempio Cassini aveva... adesso è una tecnologia che appunto a seguito delle proteste eccetera, diciamo, è stata di fatto dismessa tra insomma, grosse polemiche mondo scientifico, ambientalista eccetera, però ecco che obiettivamente se fallisse un lancio di questi non sarebbe carino, appunto però ecco, questo qui invece nel caso appunto del generatore radioisotopi, le garanzie, poi dopo uno ci può credere, non ci può credere, io non sono esperto, le garanzie erano che un generatore radioisotopi era in grado di resistere anche a un fallimento al lancio tipo l'esplosione dello shuttle Challenger. Invece in questo caso qui, questi sono per i propri reattori nucleari ed è una tecnologia puramente sovietica, una tecnologia che hanno sviluppato i sovietici per alimentare i radar a bordo di satelliti. Era proprio radar, un radar consuma moltissima potenza, deve emettere radiazioni elettromagnetiche, e questi erano veri e propri reattori nucleari con il circuito di raffreddamento, tutte le loro belle cosine, e questo però è il nucleo, anche se è un po' schermato, quando arriva sull'atmosfera si distrugge. Questo è tutto in Canada e i sovietici non hanno mai pagato la bonifica, neanche questi soldi non erano mai dati. Ci sono altre domande? Può domandare se gli ero comunicato anche ai bolognesi in caso mai sempre in ritardo il giorno dopo, allora tramite il vernacoliere, un comunicato stampa.